Sono hypato perché questo è il ritorno di Suarez. Ma Madonna, guardate quanto è bello doppio in game, Killu Luis Suarez. Proprio body type a cinghialotto. Se più quasi 2 anni. Maradona è partito! È partito! Badabom! E si presenta con un è partuto! Maronna, tenne pure una mano fasciata! Esultanza da mentecatto! Tatuaggio in coppo cuol! Maronna! È un predestinato! È un cazzo di predestinato! Ehi, madonna! No! Fai continuare, ma fai continuare! No. Boh. Tipico di questi giocatori fisici con tanta tecnica, come avete visto, tende a vincere pure un botto di rimpalli. Che presenza in mezzo al campo. Attenzione, è partito! È partito Maron! Commovene! Commovene, ti prego! No! Mi sono messo il Big Bang, bentornato. A metà strada del gruppo dei Big Boys. Bentornato Big Bang. Ma sto torrere è proprio forte. S'attacca un botto all'avversario. Guarda. Sì, ne c'ha 5 stelle. Troppo forte. T'ha fatto triggerato Torreira. Aspetta, stavo leggendo la chat. Intercetta un botto, va giusto Torreira. Tutto bad defense, sta kill su Luis Miez, sta kill su Luis Miez. Ma che animazione è? Bravo Torreira, dice Mister, ci penso io. Toh! Ma come si gira bene, ma come si gira bene? Ma purtroppo gli ITAS sono tutti così. Attenzione, è partito, sprint boost! Ma no! Che feels! Che feels! Quando parte così a testa bassa mi ricorda troppo quel Suarez. Quel Suarez. È partito! Guarda, guarda come ci mette il fisico! Madonna mia, che meraviglia, ma che meraviglia! Va via di fi... Non va via tanto in velocità come mi aspettavo, ma va via di fisico. Guarda, guarda, non lo sposti, non lo sposti. Ma poi ieri un ragazzo mi è venuto a dire non finalizza. Zio, ma dove non finalizza? Ma non vedi che tutti i tiri vanno a in? Tutti i tiri. Nel recap ne parliamo pure dei difetti, ma guarda che agilità. Mamma mia. Mamma mia, Luis! Che giocatore! È partito! Maranno con Bavena! Che giocatore! Forse hit, no bene. Niente, signori, ci mette il fisico, ho caricato troppo perché... Maron, provaci! Bravo Torreira. No, pistolero, buttala dentro! Tipico sinistro dei quattro piedi debole di sto giochino. Ma che fai? Ma che fai, Torre, su! Riusciamo a passare al pistolero? Che si gira così e dice ti saluto. In aria, non dovete neanche premere il tasto della protezione del pallone perché non ce n'è assolutamente bisogno. Un mezzo metro sugli avversari e dopo una skill e nei... Oh, ehi! Non va che tutela per Luis, ma che ma fa caccia, ma fa male. Ma buttaglielo fuori! Ma stu cape limone... E l'arbitro no, non li butta mai fuori. E chiude proprio faccia per terra. E allora, guarda chi state, che mano incrociata. Ma che ma facca? E
E allora Suarez dice: Mister, ci penso io. Quindi, recap di Luis Suarez, il pistolero, è di Torreira. Allora, partiamo da Torreira. Devo dire, giocatore sorprendente, mi hanno detto che sta a scarto, tipo, non so se è vero, ma quasi, vabbè, costa molto poco. Ed è sorprendente perché è vero che è piccolo, 1,66 m, ma 5 stelle skill che gli permettono di fare qualche bel numero in mezzo al campo, anche se non è proprio uno skiller di quelli che ci puoi far salire la squadra perché c'ha le gambette, ma sorprende in fase difensiva perché guardate che belle stats, 91 di intercettazione, 88 di difensiva con 95 di aggressività. Quindi è una sorta di Kanté, sta sempre sulla linea di passaggio, tende subito ad aggredire l'uomo quando sta per ricevere il pallone. Vi fa gli interventi già per metà, diciamo così, gli interventi difensivi tipico dei top centrocampisti. Può fare sia il CC che il CDC, ovviamente lo dovete affiancare ad uno bello grosso, altrimenti farete una fatica immensa a chiudere le linee di passaggio con due giocatori così bassi, però è tanta roba, mi è piaciuto un botto. Molto presenti in game come devono essere per me i centrocampisti e niente, se la cava molto bene, ovviamente pure palla al piede avendo 5 stelle skill e poi delle ottime stats di dribbling, stile inteso ovviamente ombra. Come voto, considerando che non costa niente, considerando quanto performa in game, poi per una serie A. Questo si stucca un bel 8,5 perché è tanta roba. Parliamo del pistolero. Oh, qua c'è tanto da dire perché innanzitutto grandi feels. Grazie mille Cesare 2918, la Sabur per terzo mese per Cesare, bentornato. Grande Cesare. Quindi grossi feels. Per chi si ricorda il meme, è partuto, è nato con un Suarez di FIFA 18 o 19, non mi ricordo, una versione speciale, perché lui ha sempre avuto questa accelerazione bruciante, era il Totti, ma sa, ah no, era la versione dell'anno dopo il Totti, era uno rosa, non mi ricordo. Comunque era un 4-4, prima che ricevesse il downgrade delle skills. Che dire di questa carta? È il primo Suarez con 5 stelle skill che provo e lo cambia totalmente perché non ci si deve più limitare a giocare semplice, no? Perché fino a che aveva, lasciamo stare quando ne ha 3, ma quando ne ha 4 devi comunque limitarti a giocare spalle alla porta, ti giri 100 volte su te stesso perché è molto agile, c'ha tanto controllo palla e poi tiri delle fucilate in porta. Così si apre un mondo perché si può fare in elastico, in un reverse elastico. Grazie mille da Juventus per la sua colpa del terzo mese, bentornata da Juventus. E in più c'ha uno sprint boost bruciante. L'accelerazione è clamorosa. Ovviamente dopo quei 3-4 passi palla al piede dell'accelerazione nei primi metri tende a perdere velocità perché si sente quell'86 di velocità a scatto. Non è un giocatore con cui fare le cavalcate a campo aperto. È uno da tenere sulla linea del fuorigioco oppure spalla alla porta per girarvi perché protegge palla in una maniera incredibile senza che premete il tasto della protezione. Vedete gli avversari da dietro non vi trapassano mai, non ve la levano mai, perché quel 91 di forza, Cookie Lou Body Type, ci mancherebbe altro. Attacca tutti gli spazi, si inserisce. Tende subito ad andare già lui a contrastare i DC quando l'avversario parte da dietro, perché tende 94 aggressività. Sta sempre sulla linea del fuorigioco, poi...
Quando fate l'azione dall'esterno verso l'interno si isola sempre al centro dell'area di rigore, i movimenti sono pazzeschi. L'unica cosa, appunto, i suoi due unici difetti, la finalizzazione è clamorosa quando tira sfonda le porte, nello stretto è precisissimo, l'unica cosa è appunto l'allungo, perché dopo i primi metri di accelerazione riuscite comunque a prendere quel mezzo metro di vantaggio sull'avversario da mettervi davanti, e una volta vi mettete davanti non è che strattona e ve la leva come succede con quelli esili, ma li lascia dietro, quindi quel mezzo metro che vi prendete basta e avanza, però sappiate che può essere un limite per tanti sto fatto che non va via in allungo, e in più se non utilizzate le skill. Quindi avete visto, io quando ricevevo palla facevo sempre scoop turn, mi giravo in maniera fulminea e via. Se esagerate con i destra sinistra con i micro movimenti, tende un pochettino dopo che ne fate 3-4 a arrancare, perché comunque 91 di forza, 87 di agilità non è che sono valori clamorosi, nonostante sia molto preciso nello stretto. Preciso non vuol dire agile, però se utilizzate le skill giuste per girarvi è assolutamente devastante. Come stile intesa consigliato, motore, e come voto gli do un 9,5 perché secondo me è funny, è efficace. Se lo capite, se lo utilizzate in un determinato modo, è un giocatore letale, molto più, in my opinion, letale in un Cristiano Ronaldo Totti messo a TT. Cristiano Ronaldo Totti non si gira così veloce, e non è così preciso nello stretto come lui. Detto ciò, io vi ringrazio per aver visto questo video, fatemi sapere nei messaggi qual è il prossimo player, i prossimi player di cui volete vedere la review. Alla prossima!